Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vedete le quattro sibille anziché il mio viso perché voglio fare il primo video dedicato ai significati delle sibille. Quindi avete già visto un video introduttivo, adesso entriamo proprio nel vivo e andiamo a vedere i significati delle prime quattro sibille. Stiamo parlando della sibilla gitana. Vediamo la prima carta che è quella del vedovo. Facciamo prima una descrizione, vediamo la classica scena di un lutto. Un uomo al cimitero perché c'è una bara a fianco a lui, che è in evidente stato di disperazione perché comunque è piegato, sembra che pianga, che comunque si stia disperando, appoggiato su un bastone. A fianco a lui c'è un cumulo di fieno, comunque qualcosa di un po' più luminoso che dà un po' più di luce. Dietro, di lui vediamo una donna comunque vestita di rosso, con un colletto bianco, poi vediamo ancora alle spalle una chiesa che è incastonata in una roccia, poi vediamo un bastone a fianco ad una campana piuttosto lunga e stretta. E questa è proprio la descrizione, però io vi invito sempre a fare le descrizioni delle carte perché spesso vi aiutano nel significato. Questa carta significa solitudine, ricerca di spiritualità, necessità di trovare un sollievo o nella ricerca religiosa oppure nella ricerca di un qualcosa di interiore, di introspettivo, nella riflessione, comunque la necessità di stare da soli e riflettere e di trovare una strada più spirituale. E poi il significato un po' più negativo significa perdita di qualcosa o perdita di qualcuno. Ci possono essere delle difficoltà sul piano professionale, oppure delle sofferenze a causa di relazioni che finiscono, o comunque di problemi professionali che in qualche modo vanno a pesare sulla vita quotidiana. La seconda carta è quella della disgrazia. Vediamo una scena tipica di una disgrazia che è appena avvenuta o comunque qualcosa di spiacevole. Vedere questa carta mi fa un po' venire in mente quando noi subiamo un furto all'interno di un'abitazione, perché spesso ci sono i mobili sottosopra, c'è disordine, quindi un po' questa scena che si può trovare, diciamo. E qui abbiamo tre donne, due sono in ginocchio, una con le mani sul viso, quindi in evidente stato di disperazione, l'altra diciamo un pochino di profilo alle spalle, comunque vestita di grigio o di un verde petrolio, comunque un colore scuro, con il capo chino, quindi sembra che stia guardando in basso con gli occhi magari anche un po' chiusi. L'altra invece è in piedi con le mani sul petto e poi vediamo questi mobili a terra messi un po' in disordine. Il significato di questa carta è che ci possono essere delle possibili complicazioni che però svaniscono in fretta. Ci può essere una crisi affettiva temporanea, una perdita di un affetto, difficoltà economiche, un pericolo imminente, ma qualcosa che comunque sparisce velocemente. Quindi è una carta che lì per lì magari può provocare dei problemi, ma si risolvono abbastanza in fretta. La terza carta è il Signore. Qui vediamo un signore vestito elegante perché addirittura in frac, vediamo dei mobili sui quali si appoggia che comunque sono di pregio perché c'è questa cornice che avvolge lo specchio che è abbastanza lavorata, intarsiata, comunque qualcosa di elegante e dietro di lui c'è un uomo che sembra essere un suo servitore o comunque qualcuno pronto a servirlo perché ha un atteggiamento abbastanza dimesso, sembra che si stia un pochino inchinando. E questo signore, invece, tutto elegante, ha un'aria un po' di sufficienza, diciamo. Il significato di questa carta è che ci può essere un uomo che è un potente protettore, un uomo generoso, la soluzione di problemi materiali. Ma attenzione perché questa persona potrebbe essere anche un po' arrogante, un po' padrone, un po' tiranno. Ci possono essere delle difficoltà familiari o finanziarie. È comunque in generale una carta che ci fa capire che è in arrivo la protezione di qualcuno, nonostante i modi magari un po' arroganti. Quindi tutto sommato, se associata a carte non troppo negative, potrebbe essere una carta abbastanza buona. E la quarta carta è il giudice. Qui vediamo una scena tipica.
di un giudice o comunque di un qualcosa che va deciso. Vediamo tre uomini che discutono, vediamo uno che ha in mano un documento cartaceo, che alza il braccio come se stesse appunto per dire la sua decisione. È comunque una scena particolare in cui sicuramente c'è qualcosa che va deciso. Il significato di questa carta è giudizio favorevole, armonia familiare, equilibrio tra le parti. Però in senso negativo potrebbe essere che ci sono dei problemi derivanti dalla propria condotta, un giudizio perso. Quindi è in generale una carta positiva perché indica un'armonia familiare, un equilibrio, ma se c'è una persona che ha dei comportamenti, diciamo di cattiva condotta, questo potrebbe causare delle conseguenze. Queste sono le quattro carte che oggi abbiamo esaminato. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima con le prossime quattro carte.